Una nuova formazione politica si affaccia per occupare quegli spazi che a destra sta lasciando liberi Giorgia Meloni, sempre più indirizzata verso l'area dei conservatori. È il Movimento per l'Italia, forum dell'indipendenza italiana ideato da Gianni Alemanno e che prende vita dal documento denominato Orvieto 23, che il leader ha spiegato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Vibo Valentia per tenere a battesimo il gruppo calabrese e che a Vibo Valentia in particolare è già una realtà, con un suo coordinamento territoriale e provinciale e con alcuni simpatizzanti che si stanno già avvicinando. Chiara l'estrazione politico-culturale che parte dalla destra sociale, in posizione critica riguardo all'azione del governo Meloni, ma senza volerne la fine traumatica. Visione anti-NATO e anti-americana, ma perché anti-Biden e con l'auspicio di un ritorno di Trump, contro la guerra, quella in Ucraina, e contro l'Europa, così come oggi. Sono venuto in Calabria per presentare il manifesto di Orvieto, ovvero il manifesto che sta lanciando in tutta Italia il forum dell'indipendenza italiana, ovvero una nuova formazione politica che corregga gli errori dell'attuale governo, una formazione politica che possa rappresentare la voglia di cambiamento dell'Italia che oggi è profondamente delusa, a destra come a sinistra. Cercheremo di dare voce alla destra sociale, ma non solo alla destra sociale, a tutti coloro appunto che sperano un'Italia diversa, libera dalla sudditanza ci ha portato oggi a essere schierati con la NATO nella guerra in Ucraina. Rispetto alle prossime elezioni europee, quindi come vi ponete? Euroscettici, l'Europa dei popoli, delle nazioni? Assolutamente Europa dei popoli e delle nazioni, e grande scetticismo e profonda critica nei confronti dell'Unione Europea. E soprattutto a colpa dell'Unione Europea, se noi oggi abbiamo uno scarso sviluppo in Italia, poco lavoro e poca possibilità di investire per il futuro. Non basta il PNRR per dare una speranza a tutto questo. Soprattutto il Mezzogiorno d'Italia sta pagando un prezzo altissimo per questa appartenenza all'Unione Europea che non fa nulla per lo sviluppo delle nostre economie. Noi guardiamo più a posizioni tipo quella della Le Pen. Si può fare le manifestazioni con la Le Pen e poi il giorno dopo dire signorsì a scelte di governo che sono completamente divergenti rispetto a un'istanza di indipendenza nazionale. Quindi guardiamo soprattutto gli interessi del nostro popolo e, ripeto, crediamo che in Europa si debba fare una grandissima e durissima trattativa, perché dal tema dell'immigrazione al tema dello sviluppo l'Europa non sta facendo niente per noi. Dunque, sganciati dal governo Meloni, in posizione critica? In posizione critica, una critica costruttiva, perché non vogliamo far cadere questo governo, perché quello che verrebbe dopo sarebbe sicuramente peggio, ma siamo fortemente critici per una serie di errori che stanno in qualche modo tradendo quella che è la visione di una destra che è attenta ai problemi sociali e attenta al problema della indipendenza nazionale che è fondamentale per il nostro paese. Decideremo a novembre se fondare un nuovo partito che competa alle elezioni, ma non sarà più a destra di Fratelli d'Italia, sarà un partito che sarà di più verso il cambiamento e la speranza di indipendenza del nostro paese, affrontando questioni come per esempio la questione della pandemia, la questione dell'intelligenza artificiale, che non sono né di destra né di sinistra, quindi non la destra della destra, ma coloro che rappresentano i bisogni veri del nostro popolo. Grazie.